Fundi col sinistro da fermo ad impegnare Williamson, primo tiro in porta dell'Italia, subito a mettere pressione. Torna fuori da Pafundi, gli porta via un avversario, Pafundi è sulla respinta Zeroli, sempre puntuale a ribadire in rete, l'Italia la sblocca al minuto 25 con pazienza, ci siamo creati lo spazio. La Scozia ha qualche segnale di cambiamento, provare magari ad alzare un po' il baricentro per cercare di andare a recuperare il risultato, che al momento non la premia. Arriva al limite qui la squadra di Stark, l'abbiamo quasi chiamata l'occasione, col destro di Bevic inchiodato a terra da Bellucci Marin, mentre Palestra ancora non ha esaurito il suo sforzo con il cross dentro per lo stacco di Zeroli che impegna Williamson, che poi da terra ritrova il pallone. L'uomo più pericoloso continua ad essere Kevin Zeroli. Possibilità di avanzare palla al piede, tocco per Pafundi, si muove Anghelè, si muove anche Mannini, Pafundi, Pafundi fino in fondo, capolavoro di Simone Pafundi, e l'Italia serve il bis al minuto 70, fa tutto Simone Pafundi. Un'Italia che non vuole assolutamente abbassare comunque il livello di concentrazione, va bene risparmiare qualche energia, questo non vuol dire uscire dal match, che la Scozia riapre al 75esimo. È bastata una conclusione dal nulla di Watson a sorprendere Bellucci Marin, accorcia le distanze la squadra di Stark. Rinvio di Chiarodia, palla riconsegnata alla Scozia con Rice che sbaglia l'apertura, e attenzione qui possiamo andare addirittura in 4 ad attaccare, Pafundi ignorato Palestra, Pafundi, Pafundi, grande idea, palla dentro per il 3-1 di Romano, fa tutto Pafundi, dategli la palla che poi ci pensa lui, ha scelto il momento giusto per imbucare e Marco Romano piazza in diagonale il gol. Questo esordio vittorioso nella fase elite di qualificazione all'Europeo Under 19, partenza convincente sul piano del gioco e del risultato.